Come è che c'è asciutto? Ciao, vorrei me. Per quel che riguarda la formazione... Insomma, non è fru! Finito, finalmente! Si è lodato! Formazione, che vince per cui ci fermiamo a dare spunti di cronaca relativi alle azioni del maestro Dove. Allora, la siamo entrati di poter ottenere questa brevetta distinta. Operare un servizio completo. Intanto lasciamo parlare le immagini e seguiamo attraverso la diretta streaming di Marcodonna TV questa gara. Siamo all'inizio della partita, secondo minuto di gioco, 0-0. No, tranquillo. Guarda, giusto per essere tu. Importante non andare giù per il resto. Poi dall'altra parte del campo all'indietro al rettile di Giulio. Avanti in questo momento cade a terra Chiudi il microfono. Sì. Cioè, quel coglione mi ha mandato una cosa.
Vedi su internet, Vince. Vedi su internet se hai la possibilità. Volta cambia il codice HTML, ma non ho tempo per cambiarlo, perché tu vedessi come sto in una posizione proprio assurda. Siamo in tribuna, sì. Sì, su YouTube. Grazie. No, io oggi non gioco. Vai sul canale nostro e vedi dal vivo, e là lo becchi. A te, Piero. Poi hai tempo, tu fai tu il collegamento, c'hai la possibilità. Piero. Sì, ok, grazie. Cioè, noi paghiamo uno. Ma pago due panini. Ti chiedo pure un panino a 3 euro. Poi ci possiamo mettere questo? Sì. Paghiamo pure un panino a 3 euro, Piero. Ma paghiamo un biglietto. Ma che non pensiamo? Ciao, c'è una porta di panino? Sì, sì. Ciao, 3 euro. Panino. Vuoi portare la pizza, vieni. Ecco, tutto tu, vieni. Mica do fastidio. No, no. Ma metto ma l'inverno, ma poi riesci a dire perché non mi hanno dato la formazione del vince. Il centravanti questo con la barba, il numero 9, Daniele Tucci. Si se sbatte a terra la picchia chiude. Chi è? Chi è Piero, che vuoi dire? Capirò, fate la coppa.
2 Izzo. Il quartiere ti serve pure? Sì. Ma console dei Lio o Ilia? Dei Lio. Gli unici che conosco, poi il capitano Morelli. E qual è? Che numero c'ha? Quattro, è il capitano. 10, Daniele Prenci. 10 è Daniele Prenci. 11 Tucci. Tucci. Ritoli, numero 8, Ritoli. Chi è il 7? Amoroso. Il nome Giusimo? Sì, il nome Liquadri. Liquadri, li tappeti, li tutti. Ah, il 6 Amoroso. Il 7 che è già Amoroso. Amoroso. Il papà Amoroso. Sette cacciato. Sì, il 7 sì. Sette cacciato. Sì, amoroso. No, mi serve mo il 3. Sì. Il 3 e il 5. Il 3 e il 5, io. 3 e 5, ma andate a chi l'ha bene. Ma tu manna dopo. Ma proprio mi serve, 3 e 5. Ma vanno a fare lui. Poi come si c'entranza con esso? Me la giungi. Aia. Calcia pure. Non scendi poco, basta. Non serve per niente. Ma te lo alzo, aspetta, fammi vedere un po'. Il teatro sportivo, siamo riusciti finalmente a recuperare la entrambe le capito Dani? Il movimento è questo, siamo a questo punto in siamo sulla 0-0, vogliamo ricordare che al settimo minuto il calciatore della Incedit Prenci ha attaccato a Manuolo e è andato vicino alla difesa di Luigi Piccoli, ha calciato il pallone, è terminato adesso attacca l'Incedit Ripoli raccoglie il pallone, poi passa sul versante di sinistra al compagno di squadra, in avanti Tucci, non riesce ad agganciare Tucci, mentre è... c'è una correzione di Ripoli non visto gli spogliatori che stanno in centro, nulla di fatto, capo, siamo al 14° minuto di gioco sullo 0-0, il risultato, il Macedonia ovviamente. Ieri sera da giocare stamattina, che avete fatto? Quello di 4-1 usa Zerelli. Mamma mia, la macchina da guerra, la squadra di Pierino. Lui c'è a casa mia, sul torneo. Giorno sì, a Monteverde. Con Palatella, con Monteverde. Sì, perdona. Il Manfredonia con un calcio di punizione. Te l'ha portato il portierone, Massimo Rini. A Massimo Rini. Il segnale del direttore di gara. Un calcio di punizione. Contorsionismo puro. Prendere qua sopra di un
la punizione che è stata battuta, l'intervento di Morelli, il calcio d'angolo, il pallone che è venuto a Morelli, il calcio d'angolo. Siamo al giro di 10 minuti, 0-0, il risultato tra il Cevi e Foggia. Manfredonia, una gara che in questo momento molto seguita, Paola Gara, tanti tifosi, delle due squadre, lo spettacolo, c'è di assistere alla presenza. Sedicesimo minuto di gioco, una posizione che viene battuta da Anche se il calciatore della Foggia ci ha protestato, l'arbitro ha lasciato è stato lasciato nel 1979 perché adesso si ripete per il cuore di Alcuccio il Manfredonia, la sua trotta, il calciatore del Manfredonia ha calciato dalla distanza, è riuscito a siglare il gol del vantaggio, 18° minuto, Pasquale Trotta realizzato dalla distanza, calciato a bocca sicura, il capitano del Manfredonia è riuscito a portare la posizione sportiva in vantaggio, mentre era in quel momento un'azione più offensiva della squadra foggiana. Trotta con molta esperienza ha trovato il banco giusto ed ha calciato verso la porta, riuscendo a superare il portiere Delia. Un po' la doccia fredda per Foggia, questo gol non lo so, ma fammi appena un po' di tempo do un'occhiata, però io mo sto collegato sul sito, cioè su YouTube, e sto avendo il ritorno, quindi vuol dire che sta funzionando. Realizzato, fammi vedere un gattino segno, lui poi vedo per capire che sta il calciatore si portiere è riuscito a superare il portiere del Cevi di Foggia e quindi a realizzare il gol del Vantaggio. Un gol realizzato con un perfetto tiro a rete che
praticamente terminato. Con il vantaggio che ottenevano i punti, che va avanti questa partita al 20° minuto, ricordo che siete collegati con la Fedonia TV. Se riusciremo ad avere dei commenti su questa partita, sul gol realizzato dai calciatori biancocelesti, mentre la formazione del Foggia dovrà necessariamente reagire in questa occasione, in questo momento, per poter riequilibrare il risultato. 0-0 si gioca a buon pallone, sempre questa prendita per il Foggia, che recupera palla i quadri e poi l'intervento dei sipotini, la palla è terminata all'Ovasto, il terzino del Foggia ha lasciato in avanti, ma vi è una nuova azione per i sipotini sul vertice di sinistra in avanti, l'intervento del direttore di gara a comandare una rimessa laterale. Adesso assisteremo a questa rimessa laterale all'opera del Manfredonia, con la squadra sipotina in vantaggio per 1-0. L'annunziata, calciato il Azzi, intervenuto con la testa, ha passato il pallone a destra. Voglio aggiungere che anche la formazione sipotina, sono tanti gli ex di questa formazione, calciatori che hanno indossato anche la maglia della Incedip Foggia. Intanto il Manfredonia prosegue in avanti, vecchia per la squadra sipotina, ha provato a recuperare un pallone che è terminato fuori. Adesso ci sarà la rimessa laterale in favore del Incedip Foggia, che non riesce a trattenere il pallone a proprio vantaggio, mentre è Cicerelli per il Manfredonia, che adesso porta avanti il pallone. Monaco, un cross in avanti, un tentativo, un'azione fallosa, un calcio, un intervento falloso nei confronti di Tripoli, un intervento falloso. Credo che l'arbitro sia intervenuto per assegnare il penalty in favore del Manfredonia, infatti è confermato il calcio di rigore. L'azione fallosa è stata commessa nei confronti di Pipoli. Siamo giunti al 22° minuto, il Manfredonia potrebbe raddoppiare il proprio vantaggio. È stato l'intervento di Lovasta nei confronti di Pipoli, e quindi l'arbitro, che era molto vicino all'azione, ha optato per il rigore. Questo avviene al 23° del primo tempo, quando il calcio di rigore che sta per essere battuto in favore del Manfredonia, se ne occupa lo stesso capitano Pasquale Trotta. Abbiamo il segnale del direttore di gara, anche il segnale, parte Trotta, il tiro, il gol 2-0 per la squadra sipotina, 0-2 il risultato per la Sto entrando in campo, direi. Io chiedo. Ma che devi chiare, eh?
la sabbia gialla, la sabbia gialla, la sabbia gialla, la sabbia gialla, della formazione di casa, che succede il passaggio con Tucci, adesso in avanti ancora il Pastoria con Granatiero, Granatiero attende il piazzamento dei compagni di squadra, poi la voragine ancora in cedita a recuperare palla sulla destra, l'incedita principe riesce a guadagnare il fallo laterale per principe, poi Izzo si occupa della battuta di questo fallo laterale, Izzo per giocare qua, sono tanti tifosi che stanno seguendo la battuta della difensione laterale in favore del Manfredonia, falla in area di rigore, l'Annunziata per non riesce a realizzare il terzo gol, il pallone è stato deviato in l'Annunziata a colpire di testa il pallone e poi la palla è terminata fuori dal rettangolo di gioco, ancora davanti il Manfredonia, ma libera la difesa della Foggia e quindi il pallone è terminato. Il fallo laterale, una rimessa in favore dell'incendio, il campo del Doluva è in terra battuta, lo vogliamo ricordare, quindi qualche difficoltà in più per il calciatore si può dire, anche se il divario tecnico tra le due formazioni notevole, la Fredonia lo vogliamo ricordare che a punteggio pieno in classifica oggi c'è Nanzani, mentre ecco Nanzani un programma di Cedit Foggia, devi solo chiedere permesso, un programma chiaro di permanenza in questo campionato, in questa categoria, non chiedere l'obiettivo di ancora un'azione per Antonio, ovviamente lo vogliamo ricordare, secondo me c'è un gatto, una questione di fortuna, perché
da Sudogna, cioè di Foggia, stanno pensando. No, stava Sando. Questo impianto di pubblico servizio per poter rendere agevole anche il pubblico, la stampa, di seguire le ricette calcistiche della squadra. Un po' c'è una cosa, ma che cosa volete? Magari voglio dire, ci siamo dovuti andare così. Ma la palla si stufa! Questa palla che viene recuperata dal Barcellona, resta sul, cioè sono 10 volte, è un team che si guarda così, che ora indietro è stato lo scontro di gioco, l'intervento Antonello, e quindi la concessione della punizione in favore e lì c'è di Foggia. C'è Dit che adesso si riorganizza, voglio ricordare il risultato che è per il momento fermo lo 0-2, d'accordo i marcatori, due gol esattamente al 18esimo e al 23esimo minuto del primo tempo. Il ritmo che è stato imposto da Fregoglio non è tutto, per la verità, la portata con la causa Lorenzo! Arbitro! 50 papà chi da fallo di gioco! Ai dati di Cicerelli! Devo ricordare che qui proprio a Foggia il maglia rosso di ragione il fratello Tavano è esposito, Tavano, Coralli, Bendivelli, Si è un derby, una partita davvero tra amici, due società. Da parte di Quadri, oltre lo specchio della questo è avvenuto 4 minuto del primo tempo. Ma sto creatore con la formazione foggiana è terminato fuori, nuovo fuori. Che è successo? 0-2. Fa la vita in dire. Ho capito, ma fammi vedere un po', fai tu, il primo tempo, do un'occhiata. Va bene, se no io non mi devo fermare, significa anche la ripresa, la registrazione devo fermare. Controllare, oh, tanto è finita il primo tempo. Va bene, 2-0.
4, mamma mia, 2 a 0. Sì, sì, fai venire il computer. Mi posso anche calarmi a vedere il computer che sta succedendo, che sta stretto. Le persone a fianco. Arrivo. Allora è stato il leader del gruppo. A battere Izzo si occupa della battuta di un calcio di punizione di quadri. Vai Vito! È stato soccorso di quadri. Attendiamo che il calciatore di casa Cagnolo a riprendersi. Sono giù i sanitari in campo per stare soccorso attaccato da L'impresa. Il gioco è fermo, siamo no, niente, devo... 36esimo. Vabbè, si è andato in stemma. Va bene, posso. 36esimo minuto di rialzato. Esci in televisione. Ok. Esci in televisione. Ancora lì quadri sul passaggio a sbancare e cacciare quello che dico io, fai clip premium, quello che ho fatto, 10 minuti era già sconvolto ulteriormente il Manfredonia, cioè perché lo fucile appressato soprattutto il portatore di palle Daniele, capite che cammino è normale, sta facendo ciao fu, io ho detto come iniziate che il 9 durava 20 minuti, ma non ce la fa fare l'uscita. Va a portarsi in avanti con Amoruso alla battuta di calcio di punizione. Fini. Vediamo Lucino in campo. Chi cadi? Tu? Calcia. Ma lui non capisce il pallone. Porta il pallone termina al portiere. Posso è l'arbitro. Ma tre l'Angelita che fa così. Adele stato un po' bravo. Ah, affretta. Angelita. Cristian e Paolo. Angelita. A calciare direttamente. Stanno perdendo 10-0. E ha scelto gli atleti. Ha scelto gli atleti. E quindi ha fatto parlare. Intercettato. Adesso è ancora sì quello quando stanno a Fredonia con Cicerelli davanti
viene strattonato, ci c'è l'arbitro Poncino, da punizione in favore del Bambino. Boh, gioca a freccia. Benito Ciccinelli o Lele Monaco. E questi è Monaco per il Bambino a battere la punizione all'indietro. Il compagno di squadra Sementino, poi il lancio lungo in avanti sul vertice lungo di sinistra, il pallone è terminato in fallo laterale, e quindi ulteriore battuta in favore della squadra Sementino. Vi è una sostituzione, esce il Quadri. Infortunato di Quadri, abbiamo descritto l'azione con cui di Quadri è stato soccorso, il calciatore Felice di Foggia non è riuscito a riprendersi, adesso è un po' di confusione nell'area di rigore. Nell'incedit il portiere Delia si occupa di questa rimessa in gioco, il pallone recuperano immediatamente i giocatori l'intervento c'è stato da parte di poi la rimessa laterale che è stata effettuata da Simone, recupera palla Amoruso in area, poi un tentativo ulteriore da parte di Trecci, prende il pallone Trecci, poi lo recupera ulteriormente, passaggio di Robasto all'indietro. Il passaggio all'indietro. Dimettiti! Se la vuoi risolvere, dimettiti! Basta che va! La risolvo lì! Visto che prima sei venuto là, la risolvo lì! Ma non la faccio risolvere io! Siccome è fraco! Batti i pezzi! Guarda, come ho capito! Le due miste! Il gioco continua, siamo al 42esimo. Oh, siete, io con la pallone! A recuperare il tempo occorso per soccorrere gli Quadri, ma il risultato al momento è fermo sullo 0-2. Romania, i due gol di Trotta determinano il vantaggio per il Barcellona. Poco fa gli Quadri è uscito dal campo infortunato e invece al posto di Quadri ha preso il posto in campo Guerra, e quindi si Mario
Oh, che succede? Chi è il fuoco? No, che succede? Fuori dal campo è preferibile parlare di quello che accade in campo. Ci sono due società, amiche, calciatori che hanno l'altra parte. No, qua sono un vero e proprio derby amichevole, se vogliamo, tra due formazioni che hanno obiettivi diversi. Il Manfredonia vorrà certamente risalire la china e tentare di vincere questo campionato, invece ha come obiettivo quello di ben figurare in questo torneo, ha l'obiettivo di salvarsi presto e di figurare. 0-2 il risultato quando siamo giunti alla novantesimo minuto, vantaggio, no, gli altri abbiamo tutto direttamente un tiro di calcio di rigore, fallo concesso, fallo intervento falloso sui Cipoli. Sembra che vi siano pacelli adesso nella zona dei tifosi a calmare gli animi per qualcosa che si sta muovendo. Foggia. Il clima è molto amichevole da partire. Bravo arbitro, sei un coglione arbitro! Stanno spostando il pallone arbitro! Ha spostato il pallone, no? Che si trova il numero 4! In maniera molto tranquilla tra i giocatori in campo. Questi è Recchia che recupera un pallone che attende il segnale di chiusura della partita. L'intervento del portiere Delia ha fischiato il fallo di gioco di Delia e quindi la punizione viene battuta in favore della il passaggio all'indietro di Laboraggi alla bacheca di squadra Luigi Piccoli, il portiere il direttore di gara dà il segnale delle noi rimaniamo collegati usando le immagini in questo caso a parlare, vogliamo ricordare il risultato del primo tempo è 0-2, due gol realizzati da Trotta determinano il vantaggio per il Manfredonia, quindi il risultato è Incedit Foggia 0 Manfredonia 2 alla fine del primo tempo, mentre adesso c'è qualcosa di troppo che viene detta in campo. Mister La Salandra è molto nervoso. È meglio che giù sudare. Speriamo. La faccio uscire. Grazie, vedere qua. Ma vedi, ora che tornate trovate tutto come sta. Grazie. Se trovate. Ci canto pure manchi a me. Devi andare? Domani no, oggi mi ha rotto il cazzo, cioè io già mi rompi i palo a fuori, fe. Poi c'è chi scritto 4 gol, ma chiamo lui, ma che è qua un 4, un 2, un 3, ma io se vuole sempre figare i gol, ma scrive tutti i numeri, mando se me vedi, poi mi ha trovato un referto da posizione, che ha perduto il team, cioè che te Gianni però non mi stressate, ma no, che già quelli che picchino, no, io ci metto un 1, lo metto in chiusura, adesso andavo tutti i gol, là, va scritto tutti i cognomi, a me non va a due, cioè capito? Mi c'è un nuovo che resta giù, scrivo un picco, che gli ha scritto? Che tu lì, ti hai fatto l'affiancamento tu, puttano, qualche volta, mi sa che vogliono immagini, alle compagnie, Donato, giustamente, tu fai l'affiancamento, ti dice al ragazzo, dall'altra parte, quello che vedi, fischia, non freccia, non conto fare la terreno, non conto porti, a me non lo do su, e cammino, allora non fischia il fallo, giustamente, dall'altra parte, lo vedo, vai a friscare. E qui lo fanno come e qui lo fanno come quello non vede tu sì, capite che bordè? C'hai chi? Sì, infatti.
Ma no, ce l'ho detto, non si può fare. Ma da mano di Ghost, lo potrà, fa settimana. Ancora no, a te da già mai. No, quello mo stasera. A me mi penso che mi manda domani fuori. Ma io a mattina a Manfredo già sono io, tu sì. Io a Manfredo già sono andato. Quello a Manfredo è da 17. È ammattinata. Ma sono affiancamenti che fanno lì. Non ci dà niente.